Allora, giusto due parole su che cosa fare. E qui vado molto veloce perché non è la mia area di specializzazione. Allora, come si è detto, nell'accordo di Parigi si è individuata quella che viene considerata la soglia di pericolo del riscaldamento globale, cioè questi 2 gradi rispetto ai valori industriali. Soglia pericolo che vuol dire che se il riscaldamento dovesse eccedere questa soglia, il costo degli impatti sarebbe molto maggiore del costo delle politiche di adattamento a questi impatti. Al tempo stesso, allora, per non raggiungere questa soglia bisogna diminuire le emissioni di gas serra, ma questa non è una cosa che succede dall'oggi al domani, ci vogliono diverse decine di anni, per cui il clima continuerà a riscaldarsi. Io penso per almeno un paio di decadi. Va bene? Quindi avremo cambiamenti climatici che io chiamo inevitabili e quindi dovremo implementare delle politiche di adattamento a questi che sono inevitabili cambiamenti climatici. Al tempo stesso dovremo evitare di superare quella soglia con delle politiche di mitigazione, quindi di riduzione dei gas serra. Il tutto può essere, diciamo, riassunto nella frase gestire l'inevitabile con l'adattamento, quindi gestire gli inevitabili cambiamenti climatici che verranno, ed evitare l'ingestibile, cioè evitare di superare questa soglia di pericolo. Allora, per stare nei 2 gradi richiede un raggiungimento del picco di emissioni entro il 2020, cioè l'anno prossimo, anzi fra 2 mesi. Almeno questo si era detto a Parigi nel 2015, e poi una riduzione del 75-80% entro il 2050, fino a raggiungere la neutralità carbonica, cioè flusso totale zero entro la fine del secolo. Come stiamo andando? Queste sono le emissioni globali di gas serra CO2 fino al 2017, non sono riuscito a trovare i dati del 2018. C'era stato un appiattimento della curva, purtroppo è tornata a salire negli ultimi anni. Onestamente non so il 2018 com'è, o il 2019, non so se qualcuno ha questi. Tu sai il 2018 e 19? Com'è? È salito ancora? Non si sa ancora. Quindi, insomma, sembrava che si raggiungesse l'appiattimento, ma in realtà poi è ricominciato a salire. Questa è una cosa abbastanza interessante, cioè sono le emissioni per diversi paesi. Allora, oggi il maggiore emettitore è la Cina, però la cosa buona di quella curva lì è che in realtà la curva per la Cina si è appiattita. Io ero a Pechino 3 settimane fa, ci sono a Pechino solo scooter elettrici, oggetti pericolosissimi perché sono come degli stealth bombers che vi zippano intorno da tutte le direzioni, però sono quasi tutti elettrici, gli autobus sono quasi tutti elettrici e ci sono moltissime auto ibride e adesso hanno lanciato una nuova linea di macchine elettriche che si chiama Great Wall. Quindi in Cina molto si sta muovendo in realtà anche perché hanno dei grandi problemi di inquinamento. L'India, vedete, aumenta, però anche in India qualcosa si sta muovendo soprattutto nell'ambito del fotovoltaico. Interessante, questa è l'Europa, EU28, come vedete in Europa le emissioni stanno diminuendo. Qualcuno mi dice grazie, voi spostate le industrie nei paesi in via di sviluppo, certo che qui diminuiscono, comunque in generale stanno diminuendo, ma la cosa interessante è che anche negli Stati Uniti stanno diminuendo, nonostante appunto alcune posizioni dell'amministrazione americana stanno diminuendo. Perché? Perché oggi l'energia da fonti rinnovabili è diventata economicamente del tutto competitiva con l'energia da fonti fossili e lo diventerà sempre di più. A mio parere le policy principali sono energie rinnovabili, di cui ha anche parlato Marino, efficienza energetica. Oggi noi sprechiamo circa il 65% dell'energia prodotta, anche perché i motori termici, come voi mi insegnate, hanno un rendimento molto minore dei motori elettrici. Riforestazione si può fare qualcosa, ma un 10% al massimo. Ero in una conferenza la settimana scorsa con Stefano Mancuso, che ha detto che ci sarà uno studio in cui dovremo piantare 1.000 miliardi di alberi per controbilanciare le emissioni di gas serra. 1.000 miliardi di alberi è praticamente coprire tutto il Nord America di alberi, insomma.
magari si può fare, ma un po' difficile. E poi, tecnicamente parlando, la riduzione degli allevamenti intensivi. Faccio sempre questa domanda. Quanti vegetariani ci sono in questa stanza? Ah, più di uno. In genere si alza solo una mano. Ma adesso non è che dobbiamo diventare tutti vegetariani, ma mangiare un po' meno di carne magari fa bene alla salute e all'ambiente. Allora, volevo semplicemente farvi vedere negli ultimi due minuti questo, darvi un'idea di che cosa significa i 4 gradi di riscaldamento globale. Allora, noi abbiamo preso queste città italiane, scegliete la vostra. C'è Milano, ma spero che ci siano anche da altre città italiane. E siamo andati a fare quello che viene chiamato il City Analog, cioè qual è la città il cui clima oggi è più simile al clima a fine secolo di quella città. Cioè Milano, se si riscalda di X gradi, diventerà, e la precipitazione diminuirà, diventerà come X. Abbiamo fatto questo esperimento, questo non è che ce lo siamo inventati noi, è una cosa che hanno fatto in molti, ma giusto per farvi vedere che cosa significa. Allora, cominciamo con le città del nord. Scegliete quella che vi piace di più, Genova, Torino, Milano, Trento, Udine, Trieste, Venezia. 1, 2, 3, via. Vanno più o meno, allora, Milano dov'è? Dove andate a finire? Boh, si è persa. Dove andrà a finire Milano? Sac. Ah no, è rimasta lì, Milano è la prossima, scusatemi. Vabbè, Trieste, dove vivo io, è andata a finire a Catania. Questo significa che il clima del Friuli Venezia Giulia, in questo caso Venezia Giulia, sarà molto simile al clima che oggi è in Sicilia. Va bene? Questo vi dà un'idea visuale. Allora, vediamo le prossime. Milano, Venezia, Bologna, Firenze, eccetera. 1, 2, 3, via. Che succede a Milano? Boom! Algeri. Quanti di voi sono stati ad Algeri? Eccola là, Milano sarà come Algeri il clima, cioè sostanzialmente il clima del centro Italia, centro nord, sarà simile al clima che oggi abbiamo in Nord Africa. Ma andiamo a vedere Palermo, che cosa pensate succedere a Palermo, a Messina, a Catania, a Reggio Calabria, a Pescara, i grandi rivali, io sono dell'Aquila, quindi grandi rivali di Pescara, 1, 2, 3, boom! Vanno tutti a finire in Africa, addirittura alcune nel deserto. Quindi questo vi dà l'idea che cosa vuol dire a livello regionale quel business as usual. Il centro-sud diventa quello che oggi è l'Africa. Quindi prima di parlare di migranti, magari ricordiamoci di questa figura qui e vediamo chi potrebbero essere le prossime generazioni di migranti. E poi vi faccio vedere questa, per darvi proprio un'idea. Allora, questo è l'Olocene, ve lo ricordate, giusto? Qui non è ancora iniziato l'Antropocene, 20.000 anni fa eravamo qui, non eravamo molto più freddi di oggi, a livello globale 5-6 gradi, non tantissimo. Era molto più freddo nelle zone continentali, ma insomma qualcosa. Poi è iniziato l'Antropocene e siamo qui. Quindi già molto anomalo. Adesso supponiamo che Greta diventi imperatrice del mondo. Viene eletta imperatrice del mondo Greta Thunberg. Quindi riusciamo a stare dentro l'accordo di Parigi. Molto difficile, ma non impossibile. Sono anche addirittura stati valutati i costi di questa roba qui, che sono costi del tutto sostenibili. Andiamo a finire qui. Questo è in scala. Già se riuscissimo a entrare nell'accordo di Parigi, la perturbazione sarebbe questa rispetto a questo andamento. Cioè già in quel caso lì la Terra sarebbe in una condizione negli ultimi 100 anni che non ha mai visto in un periodo caldo. Ma supponiamo che Greta non diventi imperatrice del mondo, cosa molto probabile, va bene? Ma ci sono altri imperatori a cui piace usare i combustibili fossili, eccetera, quindi rimaniamo nel business as usual, andiamo a finire lì. Cioè il clima, per fatti suoi, stava facendo questa tranquilla
migrazione, boom, questo è in scala, non me lo so, questi sono 4 gradi in 100 anni. Cioè, una cosa di queste è fuori dalla grazia del Padre Eterno, scusate. Va bene, veramente la Terra, sta roba qui, non l'ha mai vista. Adesso qualsiasi fisico, ma penso qualsiasi ingegnere, supponete di essere in una astronave, in una nave, in una macchina, e all'improvviso la temperatura vi fa questo. Voi come ingegneri cosa pensate? Quasi spacca tutto. Noi come fisici, se vediamo questa cosa qui, sapendo quanto è complesso il sistema climatico, anche in questo caso qui pensiamo c'è il rischio veramente di spaccare tutto. Adesso il pianeta sopravvive anche con 10 gradi di più. Al tempo dei dinosauri erano 10 gradi di più, va bene? E ai dinosauri il clima andava alla grande, ci sono vissuti per 140 milioni di anni, bellissimo. Non è detto che lo stesso clima sia buono per noi, per la nostra società come oggi la concepiamo. Se abbiamo 10 metri di innalzamento del livello del mare, chiedete ai veneziani se gli piace il clima dei dinosauri, va bene? Chiedetelo ai genovesi. Tu sei Genova? No, tu sei Milano. Perché? Guardate. Va bene, quindi quello che è in pericolo, secondo me addirittura si sottostima il pericolo, perché questa roba qui veramente... Per un fisico è una cosa che fa, non dico ghiacciare il sangue nelle vene, ma sapendo che ci sei dentro è qualcosa che veramente può portare a un cambiamento epocale. Sì, ma i vostri nipoti, i miei nipoti, vivranno in un pianeta diverso da quello di oggi. Non è detto che non sopravvivano, però io ho grandi dubbi che una società impostata come la nostra, dove basta niente a far salire lo spread di 200 punti, questa roba qui, io non so se la nostra società potrà sopravvivere. Come oggi la conosciamo? Magari sì, in qualche altro strano modo. Quindi io volevo concludere solo con questo, con questa figura qui, che vi fa capire, io spero vi faccia capire il rischio a cui andiamo incontro. E il rischio è di vivere in un pianeta diverso dal punto di vista ambientale da quello che conosciamo oggi. Quindi è veramente un problema da non sottovalutare. E diciamo, con queste parole di grande saggezza, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille.